Abbiamo smistato i vini, lui ha accettato e lo vedo per la prima volta. Ciao. E parlavo appunto di territori, ecco, lui Calatroni viene dall'Oltrepò Pavese, un territorio di grandissima tradizione spumantistica che negli ultimi anni era stato un po' offuscato dall'organizzazione massiva della Francia Corta e dalla tradizione importante del Trentino. Ecco, a noi è piaciuto particolarmente il suo Pinot Nero in purezza quest'estate, proprio per questo tipo di eleganza, di freschezza. Pensate che il comune dell'azienda, uno dei comuni a maggiore presenza di Pinot Nero nel mondo, e questo testimonia una tradizione non conosciuta e finalmente una tradizione che trova l'eccellenza, quest'anno per noi è un vino slow, in questa edizione. Lascio subito la parola a lui che ci presenta l'azienda e il vino, e sono curioso anche io perché è la prima volta che lo vedo di ascoltare. Grazie. Bene, innanzitutto buonasera a tutti e niente, io quello che posso dire è già, diciamo, anticipato molto quello che è il nostro territorio, Fabio, nel senso che l'Oltrepò Pavese effettivamente è un'area che, fra tutto quello che è il panorama italiano, non è sicuramente una di quelle che spicca soprattutto negli ultimi tempi. Cioè, i dati, se noi guardiamo l'intera Italia in zone abitate in ambito didattico, capiamo che l'Oltrepò Pavese avrebbe qualcosa in più da dire, soprattutto perché è la terza zona abitata d'Italia. Cioè, dopo il Chianti e il Monferrato arriva l'Oltrepò Pavese con 13.500 ettari, quindi non è proprio piccolino. È il primo produttore italiano di Pinot Nero, non solo, di Riesling e poi anche di Croatina. La Croatina è una nostra uva autoctona che magari voi avete già visto sulla chiave della Bonarda, fondamentalmente, che è il vino di rappresentanza. Addirittura per il Pinot Nero è la terza zona abitata a livello europeo, quindi dopo la zona Champagne, la Borgogna, arriva l'Oltrepò Pavese. Dati importantissimi che però non l'hanno mai fatto spiccare nel panorama, tanto internazionale, ma neanche quello italiano. Questo per tanti problemi dovuti al territorio che altre zone sono riusciti comunque a passare questi problemi, noi invece ce la stiamo, diciamo, facendo, ci vorrà tempo. Però forse con le nuove generazioni, tra le quali metto anche me e mio fratello, stiamo cercando comunque di dare un po' una scossa al territorio. Due cose proprio su di noi, dico me e mio fratello perché è quella l'azienda. L'azienda è un'azienda familiare, è la classica azienda che deriva dalla mezzadria, nel senso che siamo, mio nonno era un mezzadro, dal 60 al 64, in quegli anni lì, bisognava cambiare il contratto che ogni titolare dell'azienda aveva con i propri mezzadri, perché non era più possibile pagare con il 50% della produzione annua l'affitto. Quindi in questo caso mio nonno aveva due chance: o diventava titolare azienda o diventava dipendente. Dato che erano già sette generazioni prima che facevano i mezzadri, ecco, ma cambiamo un attimo le cose, e sono diventati titolari d'azienda. Questo per dirvi che cosa? Anche il nome del vino. Il nome del vino si chiama Pinot 64 perché l'atto di proprietà dell'azienda è partito proprio dal 64. Quindi è per quello, per noi è stato come un inizio. Abbiamo scelto di chiamare Pinot 64 proprio che cosa? Il Pinot Nero in purezza, metodo classico, perché il metodo classico, che sul panorama italiano è visto molto sicuramente con i carissimi amici e grandissimi tecnici della Francia Corta, con il Trento d'Otto e l'Alta Langa, nonostante tutto il metodo classico in Italia nasce proprio a cavallo tra Piemonte e Oltrepò Pavese. L'Oltrepò Pavese è stata proprio una delle prime zone addirittura a riuscire a portare il metodo classico italiano all'estero con delle ditte di importazione. Nonostante questo, ripeto, ci ritroviamo in una situazione estremamente arretrata, che però spero, anche con l'aiuto proprio di enti come Slow Food e Slow Wine, che danno la possibilità di fare cosa? Di fare quello che si ha adesso a fare, ovvero un piccolo produttore arrivare fino a Firenze a cercare di proporre il suo vino. Settimana prossima partirò per Stoccolma, proprio grazie a Slow Food, in questo caso, grazie al World Tour che rende accessibile anche alle piccole aziende il fatto di provare a farsi conoscere anche all'estero. Vi assicuro che in tempi del genere non è una cosa da poco, dare la possibilità alle piccole aziende di fare tutto ciò, quindi un ringraziamento va sicuramente a tutto il gruppo di Slow. Detto questo, penso di aver fatto una panoramica generale, vedo che iniziano a uscire anche le prime minestre, la fame avanza, quindi buon appetito a tutti e altri vini.
analisi, come ho detto prima, Riesling e Bonarda sugli altri punti di riferimento, Riesling, Riesling Renano, non italico, e la Bonarda che è per noi forse la parte più emotiva che abbiamo, perché è sempre stato un po' bistrattato ma ha grandissimo potenziale. Grazie mille ancora. Non capita spesso di assaggiare un oltrepò. Firenze è una città un po' ingrata verso i metodi classici in generale, anche in Franciacorta non riesce poi a sfondare più di tanto, quindi figuriamoci l'oltrepò. Magari 20 anni fa c'erano alcune aziende un po' grandi che adesso sono un po' sparite, che riuscivano a fare qualche numero, poi in questo momento l'oltrepò è veramente difficile da trovare, ed è veramente, veramente un peccato, perché insomma è una sorgente di sorprese, ma bisogna andare a cercarle, altrimenti ci si ferma a quei due o tre nomi sempre soliti, non si riesce ad andare oltre. Abbiamo fatto da poco una serata col Bollito molto interessante, proprio con un'altra azienda oltre a Pavese, e ci siamo divertiti tanto. Secondo me è un territorio veramente che da oggi in poi andrebbe, vale la pena esplorarlo, anche perché è un territorio bellissimo, sembra un passo da Milano e quindi uno non ci pensa, e in realtà è molto particolare. D'improvviso dalla pianura spuntano queste colline che sono divertentissime da esplorare, e quindi è molto meno battute di altre zone no turistiche. Veniamo a questo Pinot Nero in purezza, che quindi ha dei profumi molto, molto carnosi, molto fruttati, molto già al naso si sente che non è che non sono uve bianche, cioè sono sì delle note agrumate, note floreali, delle belle note di crosta di pane, i mesi sui lieviti non sono per niente pochi, e soprattutto molto bello quando lo si assaggia. Perché noi l'abbiamo servito, diciamo, come siamo l'unica bollicina, l'abbiamo servito come antipasto, come aperitivo insieme agli antipasti, ma in realtà in bocca la frutta rossa si sente quasi anche un'idea di tannino, si sente un po' di corpo, si sente una bella struttura, un vino che potrebbe accompagnare tranquillamente quasi tutto il pasto di oggi, ed è un vino anche che è molto gastronomico, e poi in bocca abbinandolo vengono fuori dei rivoli di sapore un po' inaspettati, no? Viene fuori delle note anche un po' speziate, un'idea di liquirizia, qualche nota un po' balsamica, un vino che non è così semplicemente, sicuramente va giù bene, questo è il suo grande pregio, una bollicina piuttosto fine, cremosa, per niente sensazioni alcoliche, ma anche una bella masticabilità, tant'è che l'equilibrio lo valutate anche dal fatto che magari vi è rimasto un attimo nel bicchiere e vi si è un po' scaldato, anche quando si scalda un attimo non perde il suo equilibrio, rimane fresco, e questo è sempre una, perché fredde qualsiasi bollicina è buona, cioè servita a 2 gradi praticamente on the rocks non c'è difficoltà a essere piacevoli, quando invece si vanno a mettere un po' in difficoltà aumentando un po' la temperatura, se c'è qualche magagna viene fuori, invece in questo caso è veramente molto molto piacevole, ha una personalità sua che si capisce subito che non è un Trento, non è un Franciacorta, ma ci mancherebbe, e c'ha proprio un'idea di un po' più rustica di altre bollicine, ma alla fine elegante, altrimenti non ci troveremo a berne 1, 2, 3 bicchieri uno dopo l'altro, quindi una bella sorpresa, grazie a Slow Wine di averlo premiato, grazie a Paolo di avercelo portato questa sera, buon proseguimento.